Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti nel mio bagno, perché in questo video facciamo le intro in bagno, perché siamo delle persone decenti, ormai siamo di famiglia. Comunque, oggi siamo qui per un nuovo vlog mensile, perché infatti ho deciso che li farò finché non mi stanco, onestamente, o finché arriverà un mese in cui vloggerò ogni libro che leggo quel mese. Siccome questo non è il mese, lo stava per diventare, ma non penso che lo sarà, vloghiamo il mese. Ovviamente questo qua è il mese di febbraio, nel frattempo mi sto mettendo i calzini e vi chiederete: Sara, perché non hai aggiornato fino ad adesso? Perché amici, non ho letto ovviamente nulla, perché sono in casco, grande crisi del lettore. Praticamente il 31 ho iniziato così molto spontaneamente a leggere Il Duca e Io di Julia Quinn, credo sia il nome, che è praticamente il primo libro dei Bridgerton. Sono più o meno arrivata al 16% del libro, leggendolo molto casualmente tipo il 31 e ieri, e ovviamente sto vloggando la mia esperienza di disagio a leggere quel libro. E per adesso, se dovessi dargli un voto, sarebbe un 3 forse, perché la serie TV mi è piaciuta, il libro è più o meno è simile e quindi va bene, però c'ha delle battute che, voglio dire, non mi fanno molto impazzire, però magari ve ne parlo meglio appunto quando, insomma, lo sto leggendo. In ogni caso, questo libro parla di Daphne, che fa parte della famiglia Bridgerton, che è una famiglia dell'alta borghesia o comunque abbastanza ricca, che vive nel 1800, che sta cercando marito. E questo qui è un libro Harmony, il mio primo Harmony. Sentite l'emozione nella mia voce? Io no. Sento già che questo libro sarà un fail per me. Comunque va bene. Detto ciò, io poi non sto leggendo nient'altro, perché in realtà avrei dovuto iniziare il secondo libro della quinta onda, ma ancora non l'ho iniziato. In tutto ciò dovevo anche iniziare il secondo libro di Hunger Games. Vabbè, non ne parliamo. Questo vlog inizia già a essere un casino enorme, perché sto leggendo praticamente, no, sto cazzeggiando, sto guardando serie TV. Mi sono praticamente guardata un'intera stagione di una serie TV, mia difesa era corta, però in un giorno. Qual è il mio problema? Non lo so nemmeno io, raga, non lo so. È il giorno dopo, non ho letto niente ieri ovviamente, perché dico che faccio le cose, poi ovviamente non le faccio. Stamattina, che poi non è più mattina in realtà, è già primo pomeriggio, ma non importa, devo andare a buttare la spazzatura, grande cosa ovviamente, però ho pensato che siccome devo uscire per letteralmente 10 minuti bla bla bla, potrei utilizzare questo tempo per iniziare l'audiolibro di Hunger Games, che poi non è Hunger Games ma è La ragazza di fuoco. Ora vi mostrerò il libro, un attimo che devo aprire il sacchetto per infilare il vetro e poi riportare a casa il sacchetto, perché vabbè, è lontano il vetro. Diciamo che prima vi mostro il libro, anche se tutti lo conoscerete, però va bene lo stesso, non importa. Eccolo qua, il mio libro della ragazza di fuoco. Questa è anche una prima edizione, credo, comunque una delle prime che sono uscite, se non proprio la prima edizione. È tutta vecchia, rovinata, bellissima, io la adoro, anche perché al suo interno io ho anche delle scritte risalenti al 2012 e anche un bel Sara da Palma scritto in matita. Perché ho queste scritte risalenti al 2012? Perché praticamente avevo prestato questo libro a una mia amica da leggere, e anche il primo libro, che però non ho nell'edizione che avevo fatto vedere nell'altro vlog mensile. Però praticamente, per rendere la lettura del libro più piacevole, cosa avevo fatto? Avevo scritto a matita dentro il libro tipo dei commenti, così che lei mentre leggesse poteva trovarsi i miei commenti sul libro, perché ricordiamoci che al tempo, sì ok, c'era WhatsApp credo, però non lo usavamo così tanto, cioè non come adesso, sicuramente non c'erano i messaggi vocali, quindi questo era il metodo che a me era venuto in mente per poter comunicare con lei in modo anche più immediato le mie impressioni sul libro. Solo che l'avevo fatto anche molto velocemente, quindi avevo proprio tipo sfogliando. Ora vi faccio vedere alcune cose, alcune non si vedono più tantissimo però, perché poi le ho cancellate, però alcune un pochino si vedono, alcune sono rimaste perché non le ho cancellate. Per esempio qui vediamo una sottolineatura qua, non so se lo percepite dalla fotocamera, però c'era una scritta probabilmente con un cuore anche, però poi l'ho cancellata, però è rimasto un pochino il segno, quindi ancora un po' si vede. Oppure anche solamente alla fine, tra l'altro guardate com'è distrutto il libro, c'è scritto aspettando Mockingjay, scritto tra l'altro sbagliato, ma non importa. Letteralmente questo libro era pieno di sottolineature e di scritte, e vedete qua appunto sottolineavo tic tac tic tac per farle capire che tic tac tic tac era importante. Penso di aver lasciato solamente le sottolineature alla fine, ma c'erano tantissime scritte che poi appunto ho cancellato a un certo punto perché volevo il mio libro immacolato, però come vedete anche il libro è tutto rovinato perché poi appunto ho cancellato e quindi il libro si è eccessivamente rovinato. Detto ciò, io sono sicura che ci sarà qualcuno che mi dirà: Sara, ma come osavi scrivere dentro i libri? Non si fa,
fa, ognuno fa quello che vuole, prima cosa, e secondo ho delle versioni messe peggio dove ho scritto in penna, quindi mi avresti ucciso in quel caso nella versione scritta in penna? A me non importa onestamente, perché è il mio libro, ci faccio quello che voglio, io ci faccio anche le righe nella spina, quindi non è che sono una di quelle persone che tiene i libri in modo perfetto, quindi vabbè, quindi sì, scusate, io scrivevo nei libri, ora non lo faccio più, però al tempo sì. Comunque, come l'altra volta, ascolterò l'audiolibro su Spotify, sempre in inglese. Questa volta a narrare l'audiolibro è Caroline McCormick. Come l'altra volta, vi faccio sentire l'inizio dell'audiolibro. Catching Fire by Suzanne Collins, Part 1, The Spark. Ovviamente adesso lo ascolterò con le cuffie mentre vado a buttare la spazzatura. Penso che ascolterò un capitolo, perché la spazzatura, ok, è distante, però non così tanto. E poi forse oggi pomeriggio, stasera, leggerò qualcos'altro, perché sono davvero molto indietro. Io volevo finire almeno il libro di Bridgerton per questa settimana, ma dubito. Spero che mi sentiate, ma hanno nominato Gale e mi sono ricordata che in questo libro Gale è insopportabile e appare poco. Quindi com'è possibile? Non lo so, comunque l'hanno solo nominato e già mi sta sul cazzo. Ho paura per questo libro, perché so che tra un po', tipo nei primi capitoli, c'è qualche scena non molto carina con lui che mi fa incazzare, e non sono pronta per essere incazzata, cioè con Gale sempre, ma incazzata in generale no. Buona fine della prima settimana di febbraio. Questo mese è già una merda, raga. Nel frattempo io sono sempre al buio nei miei video, ormai siete abituati. Comunque sto andando a prendere il mio libro, perché mi sono decisa ieri a iniziare Il Mare Infinito, cioè il secondo libro nella trilogia della Quinta Onda, che sto leggendo insieme a Libby Sword, che vi lascerò il suo profilo qua sotto. Ho già riletto il primo libro, cioè La Quinta Onda, durante gennaio, ma durante questo mese dobbiamo leggere sia questo che il terzo, cioè parte del terzo, perché poi lo finiamo durante marzo. Detto ciò, oggi finisce la prima tappa per questo libro. Dovevo leggere 89 pagine, ne ho lette 15. Non credo che ci sia niente da dover dire in questo caso, perché oltre io a essere una rincoglionita a non aver letto niente per tutta la settimana, sono anche stupida perché mi sono effettivamente presa indietro, perché settimana prossima c'è anche la mia maratona letteraria, dovevo leggere sia quella tappa di questa settimana sia della settimana prossima, e invece come una rincoglionita sono indietro. Qualcuno mi spari! Non penso stasera di leggere le 70 pagine che mi mancano, anche perché è un po' tardi già. Ieri sera non ho dormito, però magari andare un po' avanti, sì. Leggere magari fino a pagina, non lo so, 30, 40. Oltre alle mie condizioni pessime, sono qui per aggiornarvi. Stamattina ho deciso di andare avanti con l'audiolibro della Ragazza di Fuoco. Sono arrivata a pagina 54, perché devo leggere il capitolo 4. Questa qua è la mia versione in inglese, siccome l'audiolibro è in inglese. Siccome questa settimana parte anche la mia maratona letteraria, parte giovedì, credo. Non lo so nemmeno io, perché sono un pochino folgorata. Non ho intenzione di finire l'audiolibro entro il giorno in cui inizia. L'intento era di finire l'audiolibro di Catching Fire entro il mese, però sarebbe bello finire almeno la prima parte di questo libro entro mercoledì, e penso che non sia così tanto infattibile. Invece per quanto riguarda Il Mare Infinito, la sera che vi ho aggiornato ho letto fino a pagina 70, molto fiera di me, ma poi non ho letto più nient'altro. Oggi è martedì, quindi dovrei arrivare a pagina 160 tipo, quindi tra oggi e domani devo leggere 100 pagine. Qualcuno mi aiuti in questa impresa, perché io non credo di riuscire a farcela. Più che altro il problema è che c'è proprio la mia maratona in mezzo alla settimana, cioè cosa mi è venuto in mente di fare? Sono stata un'idiota a mettere una maratona in mezzo a una settimana che parte il giovedì e finisce il mercoledì dopo, cioè un'idiota. Raga, vi devo leggere questa frase, c'è la mia frase preferita da fangirl del mio libro. Vabbè, lo prendo in italiano così ve la leggo in italiano. Adesso torno in bagno e ve la leggo. C'ho sempre i video da grandi inquadrature, lo so. Ok, ci sono. Allora, cosa c'è che non va? Chiede. Non posso dirglielo. Giocherello con il ciuffo di erbacce. Beh, partiamo da qualcosa di più elementare. Dice. Non è strano che io sappia che tu rischieresti la tua vita per salvare la mia, ma non qual è il tuo colore preferito? Un lento sorriso mi compare sulle labbra. Il verde. E il tuo? Arancione. Risponde. Arancione? Come i capelli di Effie? Mi sorprendo. Un po' meno carico. Dice. Più come il tramonto. Il tramonto. Me lo immagino subito. Il sole calante e il cielo striato di tennis motore di arancione. Bellissimo. Mi torna in mente il biscotto
fatto con il Giglio. E ora che Pita mi parla di nuovo, almeno cerco di non raccontargli la storia del presidente Snow. Vabbè, non importa, non facciamo spoiler. Da questo momento, da quando io ho letto questo libro e ho letto questa frase a pagina 57, il mio colore preferito è diventato l'arancione. Quindi posso ufficialmente dirvi che il mio colore preferito è l'arancione dal 2010. Welcome to disagio. E sapete di cosa mi sono anche resa conto? Che anche nel Mare Infinito, che anche quello è il secondo libro di una trilogia, che tra l'altro ha anche molte similitudini con Hunger Games, la protagonista fa capire che il suo colore preferito è il verde. E il verde è anche il colore preferito di Katniss. Più simili di così io veramente non so. Io ero qui tranquilla, stava per finire il capitolo dell'audiolibro e io ero pronta per andare a leggere Il Mare Infinito, e Pita ha detto una cosa che io mi aspettavo lui dicesse, perché ovviamente me la ricordavo, perché io shippo tantissimo gli Everlark, però non pensavo fosse adesso. E appena l'ha detta, il mio cuore da fangirl non ha retto. Cioè, mi spiegate dove si trova uno così? No, perché onestamente me lo chiedo da quando ho 12 anni. Li vendono al supermercato? Se devo prendere un biglietto e fare la coda? Cioè, basta che me lo diciate, perché mi faccio anche la fila. Qualsiasi cosa, ditemelo però, perché lui è proprio semplicemente wow. Sto ascoltando il capitolo in cui odio di più Gale, nel libro della ragazza di fuoco, e non penso di poter odiare qualcuno più di Gale. Forse Evan Stalker Walker nella quinta onda, però c'è qualcosa in Gale che me lo fa odiare, me lo fa proprio mettere al primo posto. Forse perché parte come amico di Katniss e quindi si comporta di merda come un coglione. Probabilmente è per questo, sì. Non io che finisco di fare corsa clip. E poi c'è il capitolo, quello dolorosissimo per Gale. Basta, non dico niente! Ho finito la prima parte della ragazza di fuoco e non sapete quanto vorrei andare avanti, però domani inizia la mia maratona letteraria. Quindi per una settimana bye bye Hunger Games. E adesso andrò anche avanti con Il Mare Infinito. Devo leggere 80 pagine stasera. Non so se ce la farò onestamente, però va bene, non importa. Ci si prova, dopo vi farò sapere se ce la faccio. Però per adesso non mi sta facendo molto impazzire. Ok, spoiler, anche se non penso sia uno spoiler per qualcuno, sono sempre al buio ovviamente, ma stasera non ho letto niente del Mare Infinito, quindi sono molto indietro con quel libro. Proverò a recuperarlo durante la maratona, però dubito di riuscire a farcela. Lo ripeterò per tutto il mese, ma febbraio è un casino. È il terzo giorno della mia mascherina di Readathon, è quasi finita la seconda settimana di febbraio. Su Goodreads io ho qualcosa come 6 libri in lettura. Non mi è mai successo prima, non voglio che succeda mai più. Mi sono ripromessa che per la fine di febbraio vorrei averne 0. Comunque in questo momento sto leggendo attivamente 2 libri, ossia Tiger Lily di Jody Lynn Anderson. Attualmente non mi sta facendo impazzire fino al momento in cui non ho finito di leggere il capitolo 15, che mi ha letteralmente scioccato. È un retelling di Peter Pan, vi lascerò comunque in giro qui mentre ve ne parlo i vlog in cui l'ho letto. In ogni caso, appunto, è un retelling di Peter Pan dove si parla della storia di Tiger Lily, ossia Giglio Tigrato, e della sua relazione con Peter Pan. Sono più o meno al 30%, credo. Non mi sta facendo molto impazzire perché è lento come la morte, quindi che dire, raga, niente, cioè non mi sta facendo impazzire. Mentre in audiolibro sto finendo Il Fantasma dell'Opera di Gaston Leroux. Questo invece è un pochino meglio, penso che però sarà sulle 3 stelline e mezzo. Mi manca solamente questa parte qui, che penso che finirò domani. Questo libro parla di Eric, il quale è un uomo che, come vedete, è sfigurato e indossa questa maschera, che si nasconde in un teatro e che avrà questa relazione con una cantante d'opera chiamata Christine Daae. È una relazione molto tossica, tutto in realtà molto tossico in questo libro secondo me, perché non ce n'è uno di personaggio che non sia normale o comunque che non abbia un po' una personalità tossica. Sono tutti effettivamente tossici. Quante volte ho detto la parola tossico? Oggi è domenica, quindi è l'ultimo giorno di questa seconda settimana di febbraio. Io sto per finire questo libro qua, mi mancano infatti 90 pagine, però non mi sta molto piacendo perché infatti è molto problematico come libro. Ve ne ho parlato bene in un vlog che vi lascerò qua sopra nelle schede, e dove ci sono anche molti link e video che vi spiegano sicuramente molto meglio di me quali io penso siano le problematicità di questo libro, ma sicuramente anche molte altre che non ho visto. Ma soprattutto io penso che questo libro sia molto lento, non succede praticamente niente, non mi sono per niente affezionata ai personaggi, li vedo molto apatici, in particolare la protagonista Tiger Lily. Ho finito di leggere Tiger Lily, ma ho buttato il libro per terra e dovrei andarlo a prendere, e non ho voglia di alzarmi per andarlo a prendere, però dai, farò uno sforzo, mi alzo e lo vado a prendere. In ogni caso, mentre mi alzo, vi dico che gli ho dato 1 stellina e mezzo, perché questo libro è veramente molto brutto, molto problematico. Non ho più le forze per parlare di questo libro.
anche perché ho appena passato una buona mezz'ora a scrivere una recensione. Quindi vi lascio alla mia recensione che trovate sia su Goodreads che su The Storygraph, che è completamente senza spoiler, quindi potete leggerla. In caso se l'avete letto possiamo parlarne in privato o comunque qua sotto con un commento, magari con scritto spoiler e lasciate qualche spazio. Però appunto non mi è per niente piaciuto, non sono per niente felice di questa lettura. Ho finito di leggere anche Il fantasma dell'opera di Gaston Leroux e a questo libro ho dato 3 stelline e mezzo. Mi è piaciuto abbastanza come libro, in generale non sono una grandissima fan dei classici, anche di questo troverete la mia recensione su Goodreads e su The Storygraph, è una recensione molto più corta di quella di Tiger Lily. Però diciamo che la cosa che più ho apprezzato di questo libro è stato che ci fossero dei personaggi grigi però molto apprezzabili, che non è una cosa da tutti, perché voglio dire, ci ricordiamo Severus Piton, è un personaggio grigio, però spoiler, io lo odio. E poi l'ambientazione molto molto immersiva che non mi aspettavo di ritrovare, di questo bellissimo teatro, ti ritrovi dentro il teatro, cosa che in questo momento onestamente mi manca. Però la cosa dei personaggi non me l'aspettavo onestamente, perché sapete che per me i personaggi sono molto importanti quando leggo un libro, perché se i personaggi mi fanno cagare, come abbiamo visto per esempio con Tiger Lily, per me è un problema, perché io devo relazionarmi molto ai personaggi quando leggo, o comunque i personaggi mi devono piacere, altrimenti il libro è un no. E in questo caso non è che mi piacevano, però erano interessanti e quindi riuscivo a trovare il testo interessante e quindi a godermi la lettura. So che vi aggiorno sempre dallo stesso posto o comunque sempre di sera, però boh, sto leggendo questo libro, Station Eleven. Ho come l'impressione che sarà il mio nuovo libro preferito dell'anno, potrebbe essere benissimo di no, però chi lo sa. È un libro che parla di una pandemia, ve ne ho sicuramente parlato e rotto le palle tantissimo durante la Maschera di Riddleton, però me ne sentirete ancora parlare perché non lo finirò durante la Maschera di Riddleton, perché oggi è l'ultimo giorno della Maschera di Riddleton, però sicuramente lo finirò durante il mese di febbraio, perché siccome non lo finirò stasera lo finirò nei prossimi giorni. Però per adesso mi sta veramente piacendo tanto, raga, io vi giuro che sono quasi a metà del libro credo, però questo libro ha quel non so che di diverso che mi fa sempre venire voglia di andare avanti e di volerlo leggere nonostante io sia stanca, nonostante io non abbia voglia, non lo so, ha questa magia, ha questo potere. Vabbè, non guardate il mio outfit orrendo, ho freddo, mi sono messa la felpa sopra il coso. Comunque, come vi dicevo anche in uno dei vlog della mia Maschera di Riddleton, continuerò ad andare avanti tra il buio e la luce qua, scusatemi. Praticamente io ho una teoria per Station Eleven e in questo vlog vi dirò poi se si avvera oppure no, perché sono curiosa anch'io onestamente di sapere se la mia teoria si avvera o no. Io onestamente ho come la sensazione che non si avvererà, perché le mie teorie onestamente non si avverano mai. Quando mai una cosa che io dico si avvera, tranne leggendo Eddie LaRue, voglio dire. Ma Eddie LaRue è il tipo libro più prevedibile della vita. Sentite, non guardiamo l'orario di questo video, non facciamoci caso, vi prego no. In ogni caso, oggi è domenica, quindi è la fine della terza settimana di febbraio e il mio goal onestamente è di finire tutti i libri che ho su Goodreads, tranne magari quello delle poesie di Emily Dickinson, perché non sono molto in mood poesia, quindi penso anche di toglierlo dai libri che sto leggendo. Comunque, siccome appunto il mio goal è quello di finire tutti i libri che sto leggendo, oggi che devo fare le pulizie di casa, mi metterò a farle subito, infatti adesso mangio e poi faccio le pulizie di casa, penso che andrò avanti con l'audiolibro della Ragazza di Fuoco, perché non sono più andata avanti, perché c'è stata la mia Maschera di Riddleton e poi non ho più fatto nulla. E siccome volevo finirlo entro la fine del mese, assolutamente vado avanti. E poi appena finisco di pulire, onestamente quello che voglio fare è dedicarmi ai due libri cartacei che stavo leggendo, Station Eleven, perché non sono più andata avanti anche se mi stava tantissimo piacendo, e poi, come si chiama il secondo della quinta onda, Il mare infinito, perché oggi è l'ultimo giorno per poterlo finire, perché da domani bisogna iniziare L'ultima stella, penso che si chiami così l'ultimo libro, che io in realtà volevo leggere in veramente poco tempo, perché poi marzo per me sarà un mese veramente molto impegnativo per la laurea e quindi volevo finirlo prima. Ok, prima di pulire sto un pochino andando avanti a leggere questo libro qui. Ho appena letto una scena che mi ha fatto morire dal ridere, che ovviamente non mi ricordavo, perché praticamente non mi ricordo nulla di questo libro. Sempre più innamorata di due personaggi, cioè Razor e Ringer, sia come coppia sia individualmente, mi piacciono parecchio. Comunque ora vado avanti con l'audiolibro di Hunger Games, vado un pochino a sclerare per... non mi ricordo dove ero arrivata, dovevo leggere la seconda parte, quindi... che bello, conosciamo adesso i tributi! Quindi ora conosceremo Finnick, che poi dovete sapere che non sono una grandissima fan di Finnick, però oggi ho visto un suo fan video su Instagram, di lui nei film ovviamente, ero tipo... oh sì, Finnick! Quindi niente, ho voglia di incontrare Finnick. Intanto io faccio avanti e indietro, però io ero tranquillamente a pulire il bagno, no? E ho ascoltato la storia di Haymitch. Dire che non me la ricordavo
ricordavo, è dir poco, perché uno, non mi ricordavo assolutamente nulla della storia della ghiandaia imitatrice della spilla, quindi ho scioccatissima. E cosa numero due, mi sono fatta un po' mezzo piantino a un certo punto, perché Haymitch è sicuramente un personaggio che io amo tantissimo. Quando ero piccola era il mio amore trash, io andavo in giro scrivendo cose tipo mi chiamo Sara Bernardi, lasciamo perdere per favore. Però veramente, cioè, da quando ho riletto Hunger Games da adulta, ho davvero capito quanta profondità c'è nel personaggio di Haymitch e quanto bello è come personaggio, e io veramente lo amo. Ma posso dirvi che il finale della seconda parte della Ragazza di Fuoco è forse il mio finale preferito. Mi fa troppo ridere, anche perché ho visto un TikTok un po' di tempo fa sulla scena, e adesso anche che l'ho ascoltata ho ripensato a quel TikTok e non riesco a smettere di pensarci. Se ritrovo il TikTok ve lo lascio qua sotto. Ovviamente è uno spoiler se non avete visto o letto La Ragazza di Fuoco, ma se non l'avete fatto fatelo. No, ok, quando dicevo il finale non intendo proprio il finale finale, intendo devo l'inizio del finale della seconda parte, perché poi io ho ascoltato il finale, mi sono fatto il mio piantino, anche se a me il personaggio non piace o comunque non mi fa impazzire. Vabbè, comunque ho finito la seconda parte, inizierò la terza la settimana prossima. Ieri sera ho finito di leggere Il mare infinito di Ricky Enzi, a cui ho dato 3 stelline. Ci sarà un vlog a parte che vi lascerò qua sopra nelle schede. Semplicemente è un libro di mezzo, non ve ne voglio parlare troppo perché appunto c'è un vlog. Semplicemente è questo, cioè è un libro di mezzo dove i personaggi scoprono cose più che fare cose, ed è un po' questo il problema del libro. Però alla fin fine mi è piaciuto, semplicemente non succede molto, si scoprono più cose. Ho preferito il primo perché appunto succedono più cose, non so se sta roba ha senso. Comunque adesso io devo uscire, volevo ascoltare l'audiolibro di Hunger Games mentre esco, però non so se lo farò. In ogni caso mi porterò via questo libro, perché dovrò probabilmente aspettare un pochino mia madre, non so se poi davvero la aspetterò, però se ho tempo andrò avanti con questo. Il libro letteralmente non mi sta nella borsa, quindi dovrò portarlo a mano. Che cosa molto divertente. Allora, non so se lo vedete, ma sono riuscita a infilare il libro dentro la tasca della giacca. Almeno l'ho infilato da qualche parte. Non sembra totalmente strana girare con il libro in mano, però un pochino si vede. Vabbè. Scusate il casino, ma sono letteralmente in una strada, cioè o comunque vicino a una strada. Devo aspettare mia madre per un'ora, quindi mi metto qui a leggere Station Eleven. Buonasera, sto leggendo Station Eleven e due cose. Mi sono dovuta un attimo fermare perché ho appena letto una frase che mi ha fatto un attimo dire mannaggia c'è il Covid. Ma poi, probabilmente nella prossima serie di clip urlerò, perché la mia teoria penso si sia avverata. È la mia teoria proprio di base, perché quello che era successo è che avevo una teoria di base e poi si è tipo allargata, no? A quanto pare no, la mia teoria di base era quella giusta. Peccato, in realtà era più bella la teoria allargata. Però vabbè, mi sono dovuta fermare di nuovo perché stavo leggendo una parte che per me è molto difficile leggere, perché non so come fa l'autrice a sapere quello che io letteralmente penso, non so come fa a sapere le mie paure riguardo il Covid, perché credevo veramente di essere l'unica ad avercele, perché credevo di essere pazza come al solito, ma a quanto pare no, o forse lo sono comunque, boh, chi lo sa, anche questo è possibile. È ufficiale, la mia teoria era giusta, ovviamente quella iniziale, però era giusta, o forse era talmente ovvio che sono stupida, ma non facciamoci queste domande. Buongiorno, oggi è venerdì, ciò vuol dire che mancano veramente pochissimi giorni alla fine del mese. Penso di riuscire a finire tutti i libri come mi ero prefissata? Assolutamente no, però ci si prova lo stesso. Attualmente sto ascoltando La Ragazza di Fuoco, che ho intenzione di finire entro domenica, quello sicuramente ce la faccio. Voglio solamente dire che per quanto il libro per me sia incasinato dal punto di vista di come è strutturato, io innamoratissima dell'arena, se ci fossi dentro impazzirei. Però vista da fuori io innamorata, è bellissima onestamente. Sto finendo di leggere Station Eleven, ho appena letto una scena che onestamente non mi aspettavo, poi la scena è finita ed è stata un pochino disturbante per me, però sono comunque scioccata perché non me l'aspettavo, non così, peccato. Però non pensavo sarebbe veramente successo, ma mi è venuto da piangere, non è neanche una cosa così, però boh.
il libro è di là, non volete andarlo a prendere. Comunque ho finito di leggere Station Eleven. Su Goodreads apparirà che le ho 5 stelline, ma in realtà sono 4,75. Comunque a me questo libro è piaciuto veramente tantissimo. Ho adorato il fatto che fosse principalmente un libro incentrato sui personaggi, sì, anche sulla pandemia alla fin fine, ma secondo me è proprio un libro sui personaggi e come diversi tipi di persone reagiscono alle difficoltà della vita, che possa essere comunque una pandemia o anche altre difficoltà della vita, perché comunque noi vediamo tutti questi personaggi crescere ed evolversi pre e post pandemia. Diciamo che la cosa che a me non è piaciuta tanto è stato il fatto che in questo libro abbiamo diversi punti di vista, sia nel tempo sia diversi personaggi che parlano in terza persona. Inizialmente questa cosa era fatta divisa in parti, no? Tipo la parte 1 era da un punto di vista, la seconda parte da un altro punto di vista. Poi a un certo punto, siccome l'autrice aveva introdotto tutti i personaggi, ha iniziato in una parte a mischiare un po' tutto, no? A me la cosa non è piaciuta perché mi ha iniziato a confondere tantissimo. E quindi ogni capitolo che leggevo era tipo, ok, vediamo un po' da chi è questo punto di vista. E non lo so, a me questa cosa dà fastidio perché mi piace avere una cosa lineare o comunque dove capisco dove sono. Mi piaceva di più la cosa di avere una parte per ogni personaggio. E poi soprattutto sono rimasta molto delusa perché il personaggio che amavo all'inizio, cioè Jivan, spero di averlo detto giusto, appare veramente poco. Però poi mi sono affezionata ad altri personaggi. Se volete sapere cosa ne penso in una recensione senza spoiler, però comunque dove vi parlo anche di cosa mi è piaciuto, cosa no, un po' dei personaggi eccetera, qua sotto c'è sempre il mio Goodreads e il mio The Storygraph, dove ci sono appunto le mie recensioni. Due cose. La prima cosa, come ho fatto per anni ad odiare Katniss Everdeen, cioè ho veramente iniziato ad amare Katniss solamente nel 2019 quando ho riletto i libri da adulta, e mi chiedo veramente come ho fatto quando ero adolescente o anche più piccola a non amarla, perché è veramente un personaggio magnifico. Seconda cosa, si sto piangendo in questo momento mentre mi stavo sistemando post doccia, è la scena dei Jabberjays, che non so come si chiama in italiano, quindi metterò qui la traduzione, e non so nemmeno perché, onestamente non è la prima volta che la leggo ovviamente, e sapevo tra l'altro che stava per arrivare questa scena, perché non è una scena di cui ti dimentichi dell'esistenza, però here I am crying. A inizio mese avevo iniziato a leggere Il Duca e Io, ossia il primo libro dei Bridgerton eccetera, ovviamente non l'ho più continuato, voglio però andare avanti, non so se riuscirò a finirlo tra oggi e domani perché sono solamente al capitolo 5, ovviamente non vedete nulla, forse ora vedete qualcosa, non lo so, sono esattamente al 20%, il Kindle mi dice che mi ci vorranno 8 ore e 51 minuti, quindi se domani mi ci metto effettivamente ce la potrei fare, perché non è infattibile. Il problema è che il libro non mi sta facendo talmente tanto impazzire da dire domani faccio binge e quindi me lo leggo tutto, perché è un libro un po' così, io ci provo, se ci riesco bene. Ho finalmente finito di rileggere, anzi di riascoltare La ragazza di fuoco di Susan Collins. Mi sono anche rivista il vlog che avevo girato nel 2019, che vi ho già sicuramente lasciato qua sopra nelle schede. Vabbè, il vlog fa cagare onestamente. Il libro mi è piaciuto molto di più di 2 anni fa e forse anche della prima volta che l'ho letto. Ed è questa una delle cose che amo tantissimo delle riletture. Secondo me a volte quando rileggi i libri puoi apprezzarli di più o apprezzarli di meno. E questa volta io ho molto apprezzato questo libro. L'unica cosa che probabilmente non mi è piaciuta è come il libro è stato diviso, perché a volte ci sono delle parti che sono molto interessanti però non sono abbastanza spiegate, in particolare la prima e la terza, e mi sarebbe piaciuto vedere più cose in quelle parti. Ovviamente non voglio fare spoiler. Poi come dicevo anche nel vlog comunque del 2019, ho trovato che il personaggio di Katniss fosse un po' stupida tra virgolette, o comunque un po' ingenua, che sì, è possibile che fosse dato dal fatto che è la trama oppure da un fattore d'età. Al tempo stesso ho trovato che fosse anche molto altruista, molto benevola con gli altri personaggi, cosa che nel primo libro non succedeva. Quindi ho trovato che sì, è un po' caduta da certi punti di vista, ma si è anche un po' alzata, quindi molto bene Katniss. Detto ciò, ho scritto anche una recensione, come sempre, perché mi sto veramente prendendo bene a scrivere recensioni sia su Goodreads che su The Storygraph. In ogni caso, oggi mi voglio impegnare a finire di leggere il libro dei Bridgerton. Ci provo, raga. Sono le 5:30, io sono al 44% di questo libro perché sono lenta, perché questo libro è un po' una merda. Tra i vari stereotipi di genere, tra le battute schifose e tutto quanto, è un libro parecchio brutto e faccio molta fatica ad andare avanti. Ci sono veramente dei momenti in cui penso non lo finisco, lascio perdere, lo mollo lì. Però al tempo stesso sono masochista. Vi giuro che io non riesco a mollare i libri. C'è qualcuno che ha questo problema come me? Perché io vi giuro che non riesco. Non ce l'ho nemmeno cartaceo, lo sto leggendo in Kindle, ma non riesco a mollare il libro. Forse anche perché sto facendo il blog a parte.
parte, non lo so. Regà, è l'una di notte del primo marzo, ma non importa. Io ho finito di leggere quella merda che è Il Duca e Io. Però io gli do una stellina. Ci sarà un vlog a parte su questo libro, che però uscirà dopo questo vlog. Questo libro mi è molto piaciuto. L'ho trovato molto misogino, con degli stereotipi veramente brutti, pieno di cliché che personalmente non mi piacciono, ma ho anche poi scoperto proprio dei cliché nuovi che non mi piacciono. I due protagonisti sono due manipolatori che a quanto pare si sono trovati. Buon per loro, però è bruttissimo leggere un libro fatto da due manipolatori che continuano a manipolarsi per l'intero libro. E poi semplicemente il libro è noioso, cioè almeno la serie TV ci faceva vedere la vita anche degli altri personaggi, questo no. Vabbè, comunque per me una delusione. Domani mi metto a scrivere la recensione su Goodreads e le storie grafiche, potete trovare sempre qua sotto, in attesa del mio video sclero, perché sarà sicuramente un video commento sclero sul libro. Detto ciò, anche questo mese caotico è passato. Fatemi sapere voi cosa avete letto durante il mese di febbraio. Penso di vloggare anche a marzo, ma sarà un mese ancora più caotico di questo. In ogni caso, per questo video è tutto e noi ci vediamo presto per un nuovo video e bye!